conferenza pre-gara avevi detto: mi aspetto delle risposte da questa sfida. Quali risposte che ti ha dato il campo? Le risposte di impegno, prima di tutto, di non aver sottovalutato l'avversario, quindi questa era la cosa principale, primaria. E poi su quella che è stata poi l'ordine in cui si è tenuto il campo. È chiaro che questo è venuto in maniera alternata, dove ci si sono messe dentro ottime situazioni alternate a situazioni meno belle, dove si è avuto delle reazioni sbagliate e in quelle reazioni siamo stati penalizzati. Però diciamo che in linea di massima, al di là del risultato che ci trova, che ci condanna, ho visto una squadra, un gruppo di ragazzi e comunque si muove bene, allenato bene, ha anche le reazioni giuste. Poi le partite le si perdono perché sono condizionate da episodi, hai creato i presupposti per vincerla, non è stata così, però mi porto dentro delle ottime risposte. Reazione che è arrivata dopo lo svantaggio, il gol di Girardino, l'occasione addirittura di vincerla nei 90 minuti. Lo dicevi prima, c'è stato anche un gol finalmente arrivato di un giocatore arrivato in estate, poi purtroppo il risultato ci condanna oltremodo. Il risultato, insomma, si è perso 2-1, è chiaro che si fa fatica ad andare a guardare quelle cose che sono funzionate, siccome le ho viste, una di queste è stata anche l'azione che ha portato al gol Gilardino, e sono contento che abbia fatto con lui, perché lui vive per queste gioie e può essere qualcosa che gli si innesca in maniera forte, perché lui ha bisogno di questa linfa, e spero questo gol lo possa sbloccare definitivamente nell'autostima. Chiaramente c'è bisogno che poi questa autostima la metta in campo, in condizione di poter trovare altre gioie come questa. Sassuolo non arriva negli ottavi di finale, ma arriva domenica per una gara ben più importante di campionato. Noi il campionato nostro ha delle difficoltà e noi bisogna essere bravi a evitare che queste vengano a evidenziarsi. E Sassuolo è una squadra forte, una squadra importante, e da domani si inizierà a lavorare bene sul campo per cercare di offrire una prestazione forte, sperando che il risultato ci possa essere favorevole.